Una stagione fu già che se il terreno arse, che il sol di nuovo a Faetonte dei suoi corsier pare aver dato il freno. Secco ogni pozzo, secca era ogni fonte, le rive, gli stagni, i fiumi più famosi, tutti passarsi potevano senza ponte. In quel tempo, d'Armenti e della Nosicregi, non so, si dico Cricco Grave, era un pastor tra gli altri bisognosi, che poiché l'acqua per tutte le cave cercò indarno, si volse a quel signore che mai non suol frodar chi in lui fede ave. Ed ebbe lume e ispirazione di core, quindi lontano troveria, nel fondo di certa valle, il disiato umore. Con moglie e figli, e con ciò che aveva al mondo, là si condusse, e con gli ordegni suoi l'acqua trovò, né molto andò profondo. E non avendo con che attinger poi, se non un vase piccolo ed angusto, disse: che mio sia il primo, non vi annoi. E vogliono il secondo, e il terzo è giusto che sia dei figli, e il quarto, e finché cessi l'ardente sete ogni, e ciascuno adusto. Gli altri vo' ad un che siano concessi, secondo le fatiche, alle famiglie, che meco in opera a fare il pozzo messe. Poi su ciascuna bestia si consigli che di quelle che a perderle più danno, innanzi all'altre la cura si pigli. Con questa legge uno dopo l'altro vanno a bere e per non essere i sezzai tutti più grandi i loro meriti fanno. Questa è una gazza che già amata assai fu dal padrone d'indelizia avuta. Vedendo ed ascoltando gridò: guai, io non gli sono parente, né sono venuto a fare pozzo, né più guadagno gli son per essere mai ch'io gli sia astuta, peggio che dietro agli altri mi rimagno, morrò di sete, quando non procacci di trovar il mio scampo altro rigagno. Il tema chiave della cultura moderna, che appunto all'inizio è proposta nelle forme dell'umanesimo del Rinascimento, è che appunto l'uomo vale non più per quello che è nato, ma per i suoi meriti. La forma esplicita dal punto di vista sociale con cui questa rivoluzione avviene è che, ad esempio, nelle corti si viene aggregati appunto sulla base delle proprie capacità. Una sorta di, come dire, esplicitazione di questa relazione all'interno della corte è chiaramente l'amicizia. In quegli anni è appunto, ad esempio, Castiglione nel suo Cortegiano che tratteggia in modo assolutamente idealizzato la possibilità di vivere amichevolmente, cioè in modo sicuro, tranquillo, amorevole, tra persone che ben si conoscono e che ben meritano, appunto in un ambiente ristretto come quello delle corti signorili, che appunto nascono spesso da gente che non è nata nobile, ma che lo è diventata. Insomma, il mito, uno dei miti fondamentali del Rinascimento, che uno, se vale, è apprezzato. È che appunto le amicizie contano molto più delle relazioni, come dire, di famiglia, della comunità.
Questa favola della gazza è contenuta all'interno della Satira Terza. La satira, come è noto, è un genere letterario, e non solo in realtà, con cui banalmente si dice basta, cioè è la forma artistica con cui qualcuno avverte che il discorso comune, il senso comune, le cosiddette verità sono state portate all'eccesso. La satira di Ariosto vuole appunto affermare, diciamo così, una critica all'eccesso di ottimismo che domina tra 4 e 500 in quella corrente, in quella mentalità che noi definiamo umanesimo e rinascimento. Insomma, Ariosto sente il bisogno, alla pari anche se con forme diverse, di Machiavelli, di sottolineare che il mondo è un pochino meno, come dire, ordinato e bello di quello che si vorrebbe. Ad esempio, qui, in questa favola, sottolinea come il mito dell'amicizia sia appunto un mito. In effetti, il principio vero, l'invariante della cultura moderna, che chiaramente è sullo sfondo anche del mondo che noi chiamiamo rinascimentale, è appunto quello dell'utile. La novità dell'uomo moderno consiste nel fatto che si addossa la responsabilità di fare la storia, ma appunto utilizzando poco i libri e molto di più l'esperienza. In poche parole, se qualcosa funziona bene, altrimenti la si cambia e si sperimenta fino a che qualcosa funzioni. L'utile comporta il fatto appunto che ad esempio si valutano le persone per il loro merito. Ma appunto questo è un principio che ancora oggi ovviamente ben conosciamo, che immediatamente, e del resto ancora oggi, fa fatica ad essere, come dire, riconosciuto come unico. In pratica, che succede nella favola? C'è un problema, si cita. La soluzione consiste nel trovare una fonte, meglio nel trovare prima il posto della fonte, che è in qualche modo il padrone di una fattoria, diremmo, trova un pastore. Naturalmente Ariosto non vuole scandalizzare troppo e immagina che sia ispirazione divina, noi diremmo più banalmente fortuna, casualità, oppure con termini ancora validi successivamente, genialità, il pastore trova insomma questo luogo. Dopodiché, altro tema tipicamente moderno, dopo aver trovato il luogo deve scavare con degli attrezzi, deve avere questi attrezzi e persone che fanno il lavoro. È, come ben si vede, una sorta di intrapresa imprenditoriale. C'è un padrone, ci sono gli operai e ci sono gli attrezzi per scavare. Risultato è che in modo efficiente si trova effettivamente l'acqua. A questo punto è il problema tipicamente contemporaneo. Si è trovata la ricchezza, che uso se ne fa? Allora rientra qua non il criterio, diciamo, del merito fondamentalmente, in parte sì, ma soprattutto quello del clan. La redistribuzione della ricchezza infatti avviene prima di tutto sulla base della vicinanza, come dire, genetica. Chiaramente il padrone, la moglie, i figli e poi a seguire effettivamente quelli che hanno meritato, cioè quelli che hanno lavorato. Quando si arriva alla e man mano si scende sulla base dell'utile, però
quindi moderno sembra, ma alla fine quest'altro tipo di modernità che è l'amicizia, cioè l'altro tema per cui l'individuo vale per quello che è, per le sue qualità, più che per quello che fa, per l'utile che determina, appunto viene sconfessato dal fatto che la gazza, riflettendo, capisce che non fa parte di quelle categorie appena indicate, essendo un animale, o meglio, una persona, un elemento, diciamo pure inutile all'interno della famiglia del pastore, diremmo della corte, della società, ben capisce che non si può aspettare aiuto da questo presunto amico, a cui pure ha pur dato molto molto, come dire, diletto nel passato in quanto amico, e capisce che appunto la soluzione se la deve dare da sola. In poche parole, all'interno della cultura umanistico-rinascimentale, l'amicizia è appunto un mito da sfatare, quando è il momento conta il criterio dell'utile, la duttilità, l'adattabilità e non l'ideale. Questo è l'uomo. Quanti di noi oggi hanno amici? Tanti, diciamo tutti. E quanti rimangono prima o poi delusi dall'amico? Tanti, se non tutti. Perché? Perché appunto difficilmente si mantiene fede al mito. La relazione non è, come dire, basata su liberalità, gratuità, pure disinteressata, come dire, relazione, ma appunto comunque sempre su una fonte iniziale di utile personale. Insomma, amici fin quando se ne ricava qualcosa dall'amicizia, altrimenti lontani, la connessione è sconnesso.